Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, come state? Spero tutto bene. Vi ringrazio sempre tantissimo per i commenti che mi lasciate sotto l'ultimo video, mi fanno sempre tanto piacere, mi piace un sacco scambiare opinioni con voi e sentire quello che pensate su questi casi. Allora, vi dico già che il caso di cui parleremo oggi ci porta fino in Hokkaido, che è quest'isola proprio a nord del Giappone, dove tra l'altro io sono stato di recente per un matrimonio. E il caso di cui parleremo è quello della scomparsa di una ragazza delle scuole superiori, tale Asami Chida. Questa ragazza all'età di 16 anni era considerata comunque una ragazza socievole, molto positiva, aveva un sacco di amici e viveva nel paese di Muraran in Hokkaido, che appunto si trova, come vi dicevo, a nord del Giappone. Asami era una ragazza molto socievole, aveva un sacco di amici e in più aveva anche degli ottimi risultati a scuola. Ne ho parlato spesso, ma in Giappone l'essere bravi a scuola è veramente una qualità che vi permetterà di avere molti amici, perché il primo della classe in Giappone non è visto come un secchione, qualcuno insomma che passa tutti i tempi sui libri, ma qualcuno di successo che si applica molto e che sicuramente avrà una brillante carriera davanti a sé. Quindi diciamo che c'è questa percezione che è un po' diversa per quanto riguarda, diciamo, essere i primi della classe in Italia e essere i primi della classe in Giappone. La scuola, tra l'altro, superiore che questa ragazza stava frequentando era estremamente prestigiosa, tant'è che in questa scuola si è pure diplomato lo scrittore Yoshinori Yagi, che se non l'avete mai sentito parlare è comunque uno scrittore che gode di una grande fama e ha vinto numerosi premi, e le sue opere sono state spesso esposte proprio come dei grandi sakuhin, quindi dei grandi capolavori della letteratura nipponica. Asami, come vi dicevo, era una ragazza veramente eccezionale all'interno di quell'istituto, infatti era considerata tra le migliori dell'intera scuola. Ciò la rendeva particolarmente attraente e affascinante. C'erano infatti un gran numero di altri studenti di quella scuola che si erano invaghiti di lei. Molti di questi ammiratori, tra l'altro, non nascondevano questa ammirazione o amore, se vogliamo chiamarlo infatuazione, che avevano per questa ragazza, tant'è che per esempio nel giorno di San Valentino in Giappone le ragazze regalano a dei ragazzi delle barrette di cioccolato o comunque del cioccolato. A volte possono avere un fine romantico, magari sono innamorate di questa persona a cui danno il cioccolato, altre volte è soltanto una forma di gentilezza. Tuttavia, nella giornata del White Day, che succede esattamente un mese dopo, il 14 di febbraio, quindi il 14 di marzo, saranno invece i ragazzi che daranno indietro il cioccolato alle ragazze. Tuttavia però non lo danno indietro a tutte, ma solamente a quelle che sono interessate. Tra colleghi spesso si dà anche altre colleghe senza che ci sia un interesse, diciamo, di una possibile relazione, però di solito le ragazze, soprattutto negli anni delle scuole superiori, magari l'avete visto in qualche anime manga, fanno spesso caso a queste cose, a questi piccoli gesti, quindi magari se il ragazzo che vi piace vi restituisce la cioccolata, magari può significare qualcosa di più. Asami riceveva spessissimo tantissime barrette di cioccolata durante il White Day, quindi durante il 14 di marzo. Questo ci fa capire quanto questa ragazza fosse ammirata da tutti in quella scuola. Tuttavia questa ammirazione non era sempre del tutto innocente. Infatti nel posto di lavoro dove lei lavorava part time ha fatto un richiamo al proprio manager perché veniva spesso chiamata da un uomo che lei non conosceva e che diceva di ammirarla, però la stava di fatto importunando perché lei non voleva ricevere queste telefonate da questa persona sconosciuta. Secondo quanto ha riportato Chida, ha detto che il suo telefono continuava a squillare in qualsiasi momento e continuava a ricevere messaggi e telefonate a tutte le ore del giorno, benché lei non avesse mai mostrato il benché minimo interesse per questa persona e non avesse mai nemmeno risposto a questi messaggi. Per quanto riguarda il posto di lavoro dove questa ragazza lavorava, lei lavorava in una bakery, quindi in una panetteria, diciamo, che era proprio davanti all'edificio dove viveva con la sua famiglia. Era un posto che a lei piaceva molto, aveva descritto questa bakery come un posto veramente armonioso, che le piaceva veramente, che lei gradiva frequentare. Era il 6 marzo del 2001.
un martedì come tanti sembrava, tuttavia qualcosa sarebbe successo quel giorno che avrebbe per sempre cambiato il destino di questa ragazza. Cida era entusiasta e si stava preparando per partecipare a una lezione come barista che avrebbe atteso durante quella giornata. Per partecipare a questa lezione la ragazza non era andata alla bakery davanti al suo appartamento, ma in un'altra bakery che si trovava nelle vicinanze della sua scuola, nel distretto di Nakajima-cho, a circa 7 km dalla sua casa che si trovava appunto a Hakucho-dai. La ragazza verso le 11:30 di quella giornata ha telefonato appunto al headquarter della bakery dove lei lavorava, dicendo che sarebbe arrivata nel brunch appunto di Nakajima-cho verso l'una del pomeriggio. La ragazza ha quindi lasciato il suo appartamento e, ragazzi, è stato proprio qui che le cose si sono fatte alquanto strane, perché la ragazza, quando era uscita appunto dall'appartamento per recarsi alla bakery e poi successivamente a scuola, non stava indossando la sua uniforme scolastica, il che è piuttosto strano perché una scuola prestigiosa come quella che lei frequentava esige assolutamente l'uso dell'uniforme scolastica. Quindi, se lei veramente avesse avuto intenzione di andare a scuola, com'era possibile che non si era portata con sé un cambio o l'uniforme scolastica? Inoltre, un altro dettaglio particolare è che, benché ci fosse una stazione appunto dei bus proprio davanti all'appartamento dove lei abitava, lei non ha preso quel bus per recarsi a Nakajima-cho, ma invece ha scelto di camminare nei pressi di un'altra stazione, quindi della stazione più lontana, e poi avrebbe preso il bus in quell'altra stazione. Qua sorgono una serie di domande, probabilmente, perché magari voi potrete pensare: sì, ma è normale che si è comportata così, magari, cioè, era una bella giornata di primavera, di marzo, magari voleva ascoltare musica sul suo magari Walkman, visto che siamo nel 2001, e si stava recando nel luogo dove poi sarebbe andata a fare questa lezione. E certo che siamo in Hokkaido, e in Hokkaido marzo difficilmente è una bella giornata. Adesso non so com'era il tempo in quel martedì, però molto facile che piovesse, perché comunque marzo in Giappone è piuttosto uggioso, piove molto spesso e è estremamente freddo. Io penso che la temperatura del 6 marzo probabilmente non sarebbe stato proprio l'ideale per recarsi a fare una passeggiata. Inoltre, anche l'abbigliamento che la ragazza aveva scelto non era particolarmente consono magari per la temperatura di quel giorno. Aveva indossato una sciarpa di Burberry abbinata a delle scarpe di pelle verdi. La ragazza sembrava proprio una ragazza come tante che si stava recando al lavoro, non sembrava una studentessa appunto perché non indossava l'uniforme scolastica, e sarà proprio questo un dettaglio importante che poi tornerà anche in seguito in questo video. Asami ha comunque raggiunto l'altra stazione, tuttavia prima di prendere l'autobus è entrata in un convenience store alle ore 12:25. Questa informazione è stata poi anche confermata da un suo amico che l'ha vista e l'ha salutata mentre lei stava prendendo questo bus delle 12:25. Il bus si stava recando nella stazione di Higashimachi Terminal, che era proprio la fermata davanti alla scuola superiore che la ragazza frequentava. Mezz'ora più tardi, esattamente alle 12:56, l'autobus si è fermato nella stazione di Higashidori, appunto nella stazione prima del terminal, quella proprio a fianco della bakery dove Asami si stava dirigendo. In ogni caso, se vi ricordate, la ragazza era diretta nella bakery, nell'altra bakery, e quindi sarebbe dovuta scendere alla stazione di Higashidori, e che appunto è la stazione che è proprio a fianco di questa bakery. E quindi, capite, se il bus è arrivato in quella stazione alle 1:56, direte voi: perfetto, è arrivata giusto in tempo per il suo meeting dell'una di pomeriggio. E certo, un piccolo dettaglio, che la ragazza non è mai scesa da quell'autobus, ma anzi è rimasta seduta per altre tre stazioni, e è scesa da questo autobus proprio davanti a un centro commerciale. È entrata poi in questo centro commerciale, un famosissimo mall, è stata appunto avvistata dalle telecamere di sorveglianza tra l'1:04 e le 12:25, e la ragazza all'interno di questo centro commerciale si era diretta nella sezione make-up appunto per acquistare dei prodotti cosmetici, probabilmente. In realtà non ha comprato nulla, la possiamo comunque vedere qua dalle immagini di sorveglianza, ma la cosa che un pochino magari può
farci storcere il naso è come mai non aveva nessuna fretta. Se vi ricordate, la ragazza aveva un appuntamento all'una di pomeriggio, tuttavia sembrava veramente tranquilla, come se avesse tutto il tempo del mondo e non si stava preoccupando assolutamente di nulla. E quando è uscita dal centro commerciale ha anche salutato due suoi amici maschi che l'hanno riconosciuta, e poi è salita nuovamente sul bus e è tornata indietro per 3 stazioni, e quindi scesa nella stazione appunto a fianco della bakery dove lei aveva appuntamento all'una di pomeriggio. E è arrivata nella stazione appunto di Higashidori all'1:41, benché nessuno l'avesse mai vista o possa confermarlo, dal momento che le ultime persone a vederla, appunto persone che la conoscevano, erano i suoi compagni di classe che ha incontrato nel centro commerciale. Tuttavia il fatto che è arrivata alla bakery è stato confermato dal ragazzo di lei, che appunto l'aveva telefonato, anche se in realtà non ci sono delle prove tangibili che possono confermarci che realmente la ragazza fosse scesa in quella stazione. La ragazza in questa telefonata ha detto al suo ragazzo che era appena scesa dall'autobus e che si sarebbe diretta alla bakery, e qua è quando le cose si sono iniziate a fare un pochino strane ancora di più, perché la bakery era localizzata a 10 metri dalla stazione dell'autobus. Quindi com'è possibile che 4 minuti dopo, quando il suo ragazzo ha nuovamente telefonato al suo numero, la ragazza non fosse ancora arrivata alla bakery? Tutto ciò sembra molto strano. Tra l'altro, in quella telefonata la ragazza ha detto che non poteva parlare in quel momento, e questo è stato assolutamente l'ultima volta che abbiamo avuto delle notizie su questa ragazza. Nessuno sapeva dove si trovasse, dove fosse, che cosa stesse facendo, se fosse scappata via, se fosse stata magari attaccata da qualcuno, se fosse stata rapita. Nessuno aveva queste risposte. In ogni caso, attraverso delle investigazioni si è riuscito a scoprire che la ragazza, attraverso il suo GPS, insomma quello che era installato nei telefoni di una volta, adesso non so, in ogni caso sono riusciti a tracciare dove si trovasse la ragazza quando ha ricevuto queste due telefonate, e benché non fossero in grado di definire proprio al 100% la sua posizione, hanno potuto fare una stima del fatto che Asami si trovasse nei pressi comunque di quella stazione o a un raggio di massimo 100 metri di distanza da quel luogo. Tuttavia la ragazza non è mai entrata nella bakery, il che è molto molto strano. I genitori, quando non hanno visto la ragazza rientrare a casa quel giorno, si sono notevolmente preoccupati e hanno cercato di contattare la polizia. La polizia però, come abbiamo visto già in altri casi, non ha mosso praticamente un dito e non si è molto curata di questo caso, e questo fatto, questa negligenza comunque della polizia, è stata estremamente criticata dall'opinione pubblica, e soltanto nella giornata del 18 marzo di quell'anno è arrivato la annuncio ufficiale della sua scomparsa. Una settimana più tardi, esattamente il 24 di marzo, sono stati distribuiti centinaia, anzi migliaia di volantini con il suo volto, e nella speranza appunto di poterla ritrovare. In ogni caso, questa scelta della polizia è stata comunque criticata, dal momento che non ha portato a alcun risultato e soprattutto era troppo poco, troppo tardi. La polizia, continuando con le sue indagini, è riuscita a identificare dei possibili sospetti, in particolare in primis il proprietario della bakery, e il proprietario della bakery ha detto che quando Asami era arrivata alla stazione non si trovava più all'interno della bakery, perché appunto lui si aspettava che Asami arrivasse all'una di pomeriggio e, non vedendola arrivare per mezz'ora, se n'è andato, anche perché non si era sentito troppo bene. E comunque, parliamone, i giapponesi solitamente sono sempre molto puntuali, quindi se vi dicono che arrivano verso l'1, molto probabilmente arriveranno alle 12:55. Quindi il fatto che questa ragazza, che in questa comunque dinamica lavorativa era una kohai, perché era di un livello più basso rispetto al proprietario del locale, è veramente strano che non fosse arrivata in orario. E se dopo 30 minuti ancora non è arrivata, è più che normale che il proprietario se ne fosse andato a sua volta. Questo non è una cosa che deve farci più che tanto pensare. E tuttavia questo uomo non era riuscito a fornire un alibi nell'orario in cui questa ragazza è sparita, e quindi le investigazioni sono continuate. Attraverso queste investigazioni si è riuscito a scoprire che questo uomo non possedeva solamente quella bakery, ma 2 interi piani all'interno dell'edificio dove questa bakery era situata, oltre che a un parcheggio giusto fuori dall'appartamento. La polizia ha continuato a interrogare questo uomo per ben 3 giorni,
e tuttavia senza alcun successo. Infatti, trascorsi questi 3 giorni, comunque l'uomo non ha confessato nulla e non è riuscito a fornire nessuna informazione che potesse in qualche modo incriminarlo. Probabilmente era innocente o forse era molto abile a mentire. Quello che succederà però a questo uomo nell'anno successivo è stato estremamente triste, perché ha passato veramente un anno terribile. Perché comunque immaginatevi avere un'attività che vi mette sempre davanti a un pubblico, a contatto con un pubblico, una possibile clientela come quella di una Panya San. Se ci sono queste rumor, diciamo, che vi dipingono come un possibile criminale, potete capire come ovviamente la clientela si è fatta a poco sempre meno numerosa. E a un anno dall'apertura di questo caso, l'uomo ha dovuto dichiarare bancarotta, ha dovuto chiudere questa bakery. Immaginate comunque che situazione. Lui per tutto questo anno, benché da queste, diciamo, investigazioni, questo interrogatorio, ne è uscito innocente, la polizia non ha mai smesso di sospettare che lui fosse una possibile person of interest, diciamo. Il proprietario della bakery è arrivato persino a dover vendere tutte le sue proprietà che aveva all'interno di dove si trovava quella bakery, quel palazzo, e addirittura la palazzina è stata demolita in seguito. La richiesta, tra l'altro, dell'uomo era quella di togliere anche le fondamenta di quel palazzo per poter poi darla a un nuovo owner che ci avrebbe costruito un nuovo edificio. E ci sono state delle persone che hanno ipotizzato che questo proprietario magari avesse proprio nascosto magari il corpo di questa Cida nelle fondamenta e per questo voleva che fossero rimosse, altrimenti sarebbe stato scoperto. Tuttavia, benché le investigazioni sono andate avanti per svariati mesi, nessuna prova è mai stata trovata. In ogni caso, sapete come il fatto che questo proprietario volesse demolire l'intero appartamento prima di darlo al nuovo acquirente può, diciamo, far salire qualche sospetto, perché non è una, diciamo, prassi che si fa sempre in Giappone quando si vuole vendere una casa, anche perché di solito questi costi sarebbero a carico del nuovo acquirente. In ogni caso, questo proprietario non è stato l'unico sospetto all'interno di questo caso di cronaca, anzi, come potete immaginare, anche il suo fidanzato è stato, diciamo, non interrogato, però si è cercato comunque di capire dove si trovasse nel momento in cui questa ragazza è scomparsa. E una cosa che ha fatto un pochino ipotizzare che magari fosse coinvolto in questa faccenda è il fatto che avesse telefonato alla ragazza proprio il minuto in cui la ragazza era scesa da quell'autobus, e inoltre aveva richiamato lei giusto 4 minuti dopo. Probabilmente era solamente preoccupato e voleva sapere dove si trovava la sua fidanzata, o forse magari c'è qualcosa di più dietro. Alcune persone ipotizzano che questo ragazzo volesse crearsi un alibi per potersi proteggere, ma che in realtà fosse coinvolto in prima persona in questa sparizione. E inoltre dobbiamo anche tener conto che la ragazza non aveva detto a tutta la sua cerchia di amici che si stava frequentando con questo suo fidanzato, anzi quasi nessuno sapeva dell'esistenza di questo ragazzo. Alcune persone hanno sospettato che magari la relazione fosse nuova e quindi non volesse condividere questa loro relazione. Sapete, i giapponesi sono piuttosto riservati, quindi magari questo poteva essere uno dei motivi. Soprattutto quando frequentate le scuole superiori, non so se magari avete visto qualche anime, ogni tanto succede che prima di questo grande esame che c'è per entrare all'università, il terzo anno soprattutto è sconsigliato frequentarsi con un ragazzo, quindi magari questo è anche uno dei motivi per cui lei ha tenuto questa relazione segreta, o forse c'è qualcosa di oscuro dietro a tutto ciò. In ogni caso, per concludere, purtroppo al giorno d'oggi ancora non ci ha dato sapere che cosa sia successo a Sami Cida, se è scappata, se è scomparsa, se è stata rapita, non lo possiamo sapere. Ci sono anche delle voci che sostengono che il proprietario del negozio abbia scelto di suicidarsi per via di tutti i suoi rimorsi, tuttavia questa voce non è mai stata confermata. Io, ragazzi, spero davvero che questo caso vi abbia potuto interessare. Se vi trovate in Giappone, magari vi capiterà di vedere questo poster. Io ho scelto di parlare di questo caso anche perché, appunto, molto spesso mi è capitato ancora ad oggi, in questi anni in Giappone, di vedere questo volto di questa ragazza. Quindi se vi capita di vederlo, sappiate che questa è la sua storia e spero che vi sia piaciuta.
So che ragazzi questo era un caso di sparizione purtroppo ancora irrisolto, ma spero che questa storia vi abbia comunque in qualche modo interessati. Io vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video e di aver passato questa mezz'ora con me. Spero di vedervi al prossimo e scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di questo caso e se volete che in futuro tratto di altre persone che sono scomparse. In ogni caso vi saluto e grazie mille ancora. Ciao.